Ciao e benvenuti. Allora, oggi vi parlerò di cuffie. Mi trovo ad avere in mano queste bellissime cuffie, le Planar Avanton. Perché mi ritrovo oggi con un paio di cuffie planari? Partiamo dalla fine. Il mio percorso di curiosità nei confronti del, chiamiamolo così, studio sempre più mobile è iniziato parecchio tempo fa, tra il 2015 e il 2016. Dove all'epoca mi spinsi nella chiusura di un mixaggio di un paio di dischi molto importanti solamente con un laptop e un sistema Universal Audio. Questo mi permise non solo di spostarmi tra vari studi, ma di arrivare anche a volte al mastering con il mix aperto, con un sistema mobile, con un tempo di setup che era quello di un caffè. Per cui ho iniziato ad essere affascinato da questo concetto di libertà e di elasticità, cercando però di far coincidere anche una qualità sonora e una solidità. Devo dire che dal punto di vista della portabilità, negli ultimi 2-3 anni persino dei grossi nomi, persino degli ambasciatori importanti come Andrew Scheps si sono spinti nel dichiarare pubblicamente che non usano più uno studio con tantissimo outboard, se non per registrare ovviamente, ma che praticamente il mixaggio è fatto tutto non solo in the box, ma addirittura spesso e volentieri con un laptop. Quello che mi mancava in questo percorso però era il tassello finale, cioè quello degli ascolti. Il concetto di avere uno studio sulle spalle e con due borse era stato raggiunto, ma una di queste borse erano le casse. Portare in giro delle casse allunga anche i tempi di setup quando non c'è il tempo, ma soprattutto non essendo sempre nello stesso spazio, quindi per chi non è sempre nello studio come nel mio caso o per chi come me non l'ha avuto anche per molti anni paradossalmente, nonostante gestisco uno spazio in cui sono circondato da studi, e in più per chi come me è un po' maniaco del controllo, per poter arrivare a fare dei mix anche molto elaborati, molto spinti, ovviamente non poter avere un controllo per me è sempre stato un po' un oggetto di frustrazione. Vi voglio spiegare perché sono entrato in questo tunnel delle cuffie. Ho iniziato a sperimentare circa un anno fa con vari tipi di cuffie dinamiche e anche con vari software, dove attualmente devo dire che il mercato è sempre più agguerrito, perché secondo me, come un po' è stato lo shifting, cioè lo spostarsi dallo studio totalmente hardware allo studio totalmente in the box, dove c'è stata una battaglia furiosa negli ultimi anni, adesso un po' il nuovo campo affollato dove tutti si stanno un po' lanciando è proprio questo, il mix in cuffia. Per cui ho provato praticamente tutti i software che fino adesso sono stati messi in commercio. La maggior differenza tra le cuffie dinamiche e le cuffie planari ovviamente è il sistema, cioè il trasduttore che viene montato all'interno. Il trasduttore delle cuffie dinamiche è un vero e proprio cono, quindi è avvolto all'interno di un avvolgimento, proprio come gli altoparlanti, dove c'è un avvolgimento in rame che va all'interno di un magnete sospeso dalla parte elastica, proprio come negli altoparlanti. Il sistema nelle cuffie planari invece è diverso. Il trasduttore è una membrana planare, appunto, quindi completamente piatta, estremamente sottile, molto rigida, che è immersa in un campo magnetico. La mia esperienza sintetizzata, diciamo che è stata un po' questa. Ho fatto un mix in cuffia fidandomi totalmente, come bisogna fare in questi casi, e la risposta è stata stupefacente, perché mi sono ritrovato il giorno dopo ad ascoltare il mix in macchina e per la prima volta mi sono ritrovato ad ascoltare un mix che mi ritornava, se non al 100%, al 90%. E questo grazie alle cuffie planari. Con delle cuffie dinamiche di alta qualità, e ne ho provate tante, a volte coadiuvate da uno dei software che ho menzionato prima, ci sono andato abbastanza vicino, ma comunque in quelli che sono dei mixaggi un po' complessi, un po' complicati, ho dovuto riaprirlo in studio. In questo caso, per la prima volta in vita mia, mi sono trovato ad arrivare sia in macchina che ad ascoltarlo in altri impianti e arrivare in studio veramente a dover fare pochissime modifiche. E questa è stata un'esperienza rivelatoria. Perché vi sto parlando di questo prodotto con dei toni così entusiastici? Perché quando ho deciso di entrare nel mondo delle planari ho cercato di capire quale potesse essere un po' un entry level, ma purtroppo il mondo delle cuffie planari è un mondo molto molto costoso. In questo momento
ci sono un po', diciamo così, degli standard che si stanno delineando, ma l'entry level per un sistema planare attualmente siamo sui 1200-1300 euro. Purtroppo bisognerà aggiungere anche il costo di un amplificatore dedicato. Non che la vostra scheda audio, per quanto di qualità, non vi possa dare un buon suono, ma un amplificatore dedicato che ha un costo base, diciamo, io sono riuscito a trovare degli ottimi modelli tra i 300 e i 500 euro a salire. Questo vi permetterà di avere una definizione sui transienti e una profondità d'ascolto molto più elevata. Diciamo che io ho riscontrato personalmente un miglioramento dell'immagine sonora tranquillamente tra un 20 e un 30%. Così. La prova che ho fatto con queste cuffie è stata abbastanza senza pietà, perché ringrazio moltissimo Pietro dell'Energy Mastering. Abbiamo fatto un po' una B con un marchio di cuffie molto consolidato e molto usato, appunto queste cuffie da 1200-1300 euro. Già al primo confronto sono rimasto totalmente stupito. Perché? Perché queste cuffie hanno retto il confronto costando quasi un terzo in meno, e già questa per me è stata una conferma. Altro discorso invece è stata la prova con un amplificatore per cuffie dedicato, quindi un amplificatore in classe A con molta potenza e che potesse far lavorare molto molto bene le cuffie, e tra l'altro con queste cuffie non ancora rodate, perché ogni tipo di cuffia, soprattutto queste planari, hanno bisogno di circa 20-30 ore di rodaggio. E devo dire che con l'amplificatore lo scenario è cambiato, il sistema di ascolto si è avvicinato tantissimo. Diciamo che poteva esserci un po' una differenza, come possiamo riscontrarla su due monitor da studio di fascia molto alta, dove non puoi dire che uno è più bello e più brutto, semplicemente dici uno è leggermente diverso. Andiamo su quello che è un po' così, quello che può essere il difetto, se si può definire un difetto, ma questo è un difetto un po' condiviso da quasi tutte le cuffie planari. Sono cuffie che hanno un peso abbastanza importante. Queste, nella fattispecie, siamo sui 480 grammi, anche se devo dire che, nonostante il sistema, che magari esteticamente può piacere come no, io mi ci sono molto affezionato, all'inizio ho dovuto un po' farci l'abitudine, hanno ovviamente questo sistema elastico che permette di adattarsi, eccole qui, che permette di adattarsi al cranio, e sono riuscito a fare anche delle sessioni lunghe. Con altre cuffie invece ho provato anche delle cuffie planari che avevano un peso maggiore, e devo dire che comunque dopo un po' sono stancanti. Questo è un problema un po' di tutte le cuffie planarie. Ultimamente ho visto che stanno uscendo dei modelli molto più alleggeriti, ma purtroppo, ahimè, il costo è estremamente elevato, perché stiamo parlando di 4.000-4.500 euro. Questo è un po' il contro. L'altro problema delle cuffie planari in generale, a parte rarissime eccezioni, è che sono cuffie aperte. Quindi se state lavorando di notte in casa e avete delle persone intorno, comunque se state lavorando ad alto volume c'è un po' un effetto radiolina, oppure viceversa se state cercando di lavorare in un ambiente rumoroso come uno studio condiviso, uno studio di post produzione, uno studio mobile, eccetera eccetera, non essendo chiuse purtroppo avete molta interazione dal mondo esterno, per cui nessun problema, si può iniziare a lavorare con un paio di cuffie chiuse e poi finalizzare con questo. Il mio verdetto finale: non posso che consigliare assolutamente queste cuffie, perché nell'ultimo anno e mezzo, in cui ne avrò provate circa una quindicina, devo dire che queste sono state quelle che si sono difese contro un po' tutte e mi hanno per la prima volta permesso di poter veramente raggiungere un livello di definizione di ascolto in cuffia, a livello di mixaggio, estremamente alto. Grazie ancora a Backline per questa spedizione. Vi devo dare una notizia: queste cuffie rimangono con me, non ve le restituisco, quindi le ho comprate, non posso più farne a meno. C'è anche un'altra controindicazione: quando iniziate ad ascoltare con le cuffie planari un po' di musica, diventa un'esperienza talmente coinvolgente che poi passerete le ore ad ascoltare le vostre playlist preferite.